Sono usciti infatti i protagonisti del Riviera Film Festival di Sestri Levante, un festival internazionale dedicato al cinema che si terrà quest'anno dal 9 al 14 di maggio. Con me, come sempre, Dario Vassallo, che su questi temi è molto ferrato. Buonasera, Dario. Telespettatore. E ovviamente abbiamo con noi come ospite Vito Donghia, direttore esecutivo del Riviera International Film Festival. Buonasera. Buonasera a tutti. Beh, io parto, Dario, scusami, da quello che mi è più caro e quindi in realtà sono molto incuriosita da tutta quella parte che avete anticipato in questa chicca di oggi come programma che viene dedicata a Mare Fuori da una parte e Blanca dall'altra. Sono una grande amante di queste due serie, non mi spoilerate il finale di Mare Fuori perché la sto ancora guardando. Bene. Anche perché ero curiosa intanto di cosa vi ha guidato nella scelta, di certo da una parte anche la vicinanza al nostro territorio. Beh, sicuramente. Quest'anno il Reef sarà, parte del Reef sarà incentrata proprio sulle serie, quindi incontri e masterclass sulle serie sia italiane che internazionali. Poi ancora non abbiamo svelato tutto e a piccoli bocconcini vi daremo ogni tanto notizie in più. Beh, le serie fanno parte ormai di tutti noi, cioè quando si torna a casa o magari qualcuno anche nelle pause pranzo accende il cellulare piuttosto che il tablet e si guarda la serie preferita. Non poteva non mancare fare un omaggio. Storie di amicizie che sembravano impossibili e che non finiranno mai. Questi Liguri e non in un panel dedicato proprio alla serie. Per Mare Fuori la stessa cosa, abbiamo già conferma, ve lo diremo più in là, già di tre protagonisti di Mare Fuori che verranno a parlarci, insomma, di questa serie pazzesca che sta avendo un successo enorme. Beh, allora se ci dite ovviamente che ci sono tre protagonisti di Mare Fuori, io immagino Sesto Levante presa d'assalto, visto anche il successo che hanno avuto anche dopo la visita anche al Festival di Sanremo, il cast è davvero molto seguito, specialmente dai giovanissimi. Dario, io credo che tu invece sia più interessato forse ai protagonisti invece di attori e anche a quelli delle masterclass che sono state anticipate. Esattamente, perché tra l'altro volevo sottolineare che il Riviera Film Festival, nonostante la sua giovane età, perché da qualche anno soltanto in attività, proprio nella nicchia che si è scelto di dedicarsi soprattutto ai giovani, sta prendendo sempre più piede. Ma tu dicevi di attori, innanzitutto c'è Emily Mortimer, che sarà la presidente della giuria, un'attrice che ha lavorato con Scorsese in Shutter Island, in Hugo Cabaret, poi ha fatto anche il ritorno di Mary Poppins. Prima Donghia parlava delle masterclass, le masterclass di Francesco Comencini, che è una regista che tutti conosciamo, e di Ludovica Rampoldi, che è stata sceneggiatrice per Salvatore Se per Bellocchio. E poi arriveranno, credo, tanti attori. È curioso, Donghia, che in qualche modo poi voi passerete il testimone al Festival di Cannes, perché voi finite il 14 e 2 giorni dopo si apre Cannes, e tra l'altro, chissà, ancora il programma di Cannes non è stato reso noto, però magari qualcuno degli attori che vengono a Sesti Levante potrebbero poi ritrovarsi a Cannes, o no? Beh, sicuramente non è una scelta a caso quella di essere vicini a Cannes. Diciamo che nel nostro territorio, specialmente nelle settimane prime, circuitano un sacco di ospiti e giornalisti di settore che poi si trasferiscono a Cannes. Noi, come sempre, ogni anno finiamo la settimana in cui dopo comincia Cannes. È proprio una scelta oculata per, insomma, fare anche networking. Già l'anno scorso sono stati tanti giornalisti che poi da qui sono partiti e andati a Cannes, e anche il famoso Casey Affleck che avevamo l'anno scorso proprio per una masterclass poi è partito per Cannes. Cannes è un festival enorme, ovviamente. Noi puntiamo ad essere un punto di riferimento del cinema indipendente internazionale e comunque ci fa piacere essere vicini a Cannes perché molte volte tanti protagonisti, come dicevo prima, circuitano nelle nostre zone, che sono stupende, tra le altre cose. Beh, io
volevo fare un'ultima riflessione, poi avremo modo anche di darvi altre anticipazioni da qui all'inizio dell'evento. Ci fa molto piacere ovviamente poter raccontare di questa realtà che è davvero, come diceva Dario, in realtà è un programma ogni anno meraviglioso, fatemelo dire. Ci sono nomi di calibro davvero internazionale ed è importante per il territorio poterli ospitare. La scelta però delle serie diventa un po' un passaggio obbligato comunque da trattare in un festival di questo tipo, perché di certo fanno parte della nostra quotidianità, forse ancor più del cinema ormai. Assolutamente, quest'anno avremo l'anticipazione di una prima mondiale, di una serie pazzesca. E non posso ancora dire nulla, mi fermano, ma arriveremo tra poco, tra qualche giorno con i prossimi comunicati. E sì, le serie ormai la fanno da padrona, diciamo, nel nostro mondo, però non bisogna perdere di vista diciamo il cinema indipendente, il cinema dei giovani. Cioè, il nostro focus è proprio quello di scoprire nuovi talenti, questi ragazzi under 35 scelti da tutto il mondo che verranno in gara qui a Sestri Levante con i loro film, che poi saranno i registi di domani. Noi siamo riusciti a scovare già negli anni registi che hanno vinto festival prestigiosi come quello del Sundance, piuttosto che il Locarno e tanti altri. Quindi lo scopo è quello. E io non vedo l'ora che il festival cominci, perché ci saranno tanti altri nomi pazzeschi. Sarà un festival, come dico sempre, di contenuti, perché noi puntiamo da 7 anni a questo, sui contenuti, più che sei nomi che sul glamour, perché il cinema è fatto di professionisti. Noi vediamo, le persone vedono solo la parte finale del processo industriale, diciamo, del prodotto, ma dietro c'è un mondo che lavora, dalla scrittura alla regia, alla direzione della fotografia, a veramente un sacco di figure che poi certe volte sono nascoste, ma in realtà sono attori principali di questo mondo.